C'era una volta la politica, parla l'ultimo democristiano, è il primo libro di Pier Ferdinando Casini. Racconta 40 anni di storia politica del nostro paese e di vita. Lo incontriamo nel suo ufficio a Palazzo Giustiniani a Roma, che come racconta lo stesso Casini nel libro, era di Giulio Andreotti. Presidente, mi dica una cosa che non ha mai detto alla stampa. Ma purtroppo ho detto quasi tutto alla stampa. Faccio fatica a trovare qualcosa che non ho detto, perché gli uomini politici a volte si nascondono. Io ho sempre preferito parlare chiaro, parlare con la stampa. Ormai i giornalisti che 40 anni fa conoscevo quasi come degli avversari sono diventati i miei più intimi amici, per cui siamo un po' tutti complici. Non c'è niente, non ci sono segreti. Vabbè, non me lo fa fare questo. No, non lo so, ma non saprei cosa dire. Il suo libro comincia come tutte le storie. C'era una volta. Alcuni hanno voluto leggervi in qualche modo una specie di fine, tra virgolette. Però potrebbe sembrare in realtà un incipit. Io almeno così l'ho voluto leggere. Allora le chiedo, che fine vorrebbe, Presidente Casini? Ma io penso che questo c'era una volta è tutte e due le cose. Cioè è un po' la fine, ma non necessariamente la fine. E le due cose non sono in contraddizione. Anzitutto è il ricordo di un tragitto, che però non è il tragitto solo di Pier Ferdinando Casini, è il tragitto di un paese che 40 anni fa era governato, quando sono entrato in Parlamento, da Amintore Fanfani, il grande aretino, così lo definisco, l'uomo del rieccolo, il tante volte presidente del Consiglio, l'autore del Piano Casa, e oggi è governato da Giorgia Meloni. È passato un mondo, io ho conosciuto entrambi, Meloni e Fanfani, ma soprattutto ho conosciuto tutti i protagonisti di questa Repubblica e ho vissuto tante vicende. Le ricordo con nostalgia un certo tipo di politica e di autorevolezza dei politici. Io ricordo quando entrai a votare Nilde Iotti per la prima volta in Parlamento e quando la incontravo alla buvette, quasi mi emozionavo, non avevo neanche il coraggio di avvicinarmi. Oggi è tutto desacralizzato e non credo sia meglio. Lei dice anche, sempre nel libro, che suo padre forse l'avrebbe anche voluta vedere docente universitario, cosa che tra l'altro lei è assolutamente. Sì. Quindi io rimango in tema di quella che è un attimo la sua materia e rimango sull'attualità. Il Consiglio di sicurezza ha posto speciale attenzione al Mediterraneo allargato e soprattutto alla Libia, al Sahel, ai Balcani e al Medio Oriente, in considerazione proprio della sua rilevanza strategica, anche alla luce delle ripercussioni della cresciuta postura della Russia. Presidente, è preoccupato? Certo che sono preoccupato. Lo dico sempre ai miei studenti, serve un sovranismo, ma un sovranismo vero, ma un sovranismo europeo, non un sovranismo nazionale, italiano, francese, tedesco, che porterebbe all'irrilevanza di tutto. In un mondo globalizzato serve che l'Europa, nel giardino di casa propria, nel Mediterraneo, faccia la sua parte, se no siamo tutti irrilevanti. Ed è quello che sta capitando oggi con la Russia, con la Turchia. L'Europa gioca in serie B, nella seconda, diciamo, serie. Questo è molto negativo per i nostri interessi e anche per l'equilibrio del Mediterraneo. A sua figlia Caterina scrive sempre nel libro, che ha 18 anni, che ha interesse per la politica. Lei le consiglia di prepararsi ovviamente studiando, ma anche di garantirsi prima, cito, la libertà e l'indipendenza. Presidente, perché non è più possibile vivere di politica? Ma temo, ma non so se è un bene o un male, per cui constato che è molto difficile pensare di avere delle carriere politiche lunghe come quella che io ho avuto e come quella che si aveva inizialmente negli anni passati. Mio padre diceva, fai quello che vuoi ma prima laureati, e laureati in tempo e non andare fuori corso. Io così ho fatto. Io a mia figlia faccio un passo in avanti e dico, prima una professione, una capacità di garantire la tua indipendenza, e poi se hai voglia scendi in politica, perché per cambiare le cose in qualsiasi paese del mondo serve la politica, non hanno inventato un meccanismo diverso. Come sarà la politica tra 5 anni? Ma spero non completamente subalterna alla rete, ai social, perché non credo che questo sia un fatto positivo. I social sono uno strumento di democrazia fantastica se ci difendiamo bene dalle fake news e se non esclude il contatto con le persone reali.
lei rilancia questa mia intervista, ma io e lei ci vediamo in faccia, interagiamo umanamente. Ecco, questo è molto importante, è un rapporto personale, è la chiave della politica, non va disperso. Rimanendo nella politica, quella però anche delle competizioni, ci sarà secondo lei alle prossime politiche uno scontro voto a voto Meloni-Bonaccini? Non lo so se ci sarà uno scontro Meloni-Bonaccini, perché abbiamo appena fatto queste politiche, direi che le prossime non le prevedo nel giro di qualche mese, per cui vedremo. Certamente io credo che serva all'Italia un Partito Democratico forte, autorevole, perché è un elemento di stabilità del sistema. E anche un'opposizione guidata dal Partito Democratico è un'opposizione credibile, non sfascista, ma una opposizione che ha a cuore l'interesse e la responsabilità nazionale. Presidente, lei nel libro dice che porta sempre con sé una piccola foto di Papa Giovanni Paolo II. Dopo magari le chiedo di mostrarmela, ma prima le chiedo se potesse ora parlare con lui. Che cosa gli direbbe? Che cosa gli chiederebbe? Anzitutto spero che ci assista, perché è un grande santo, è stato un uomo fantastico. Devo dire che ci sono nella mia vita ricordi importantissimi legati a lui, come quando lo ricevetti in Parlamento, e anche tante battute che abbiamo fatto assieme. Ricordo che quando andai a trovarlo dopo la visita in Parlamento mi disse: Presidente, la Chiesa le deve essere grata. Io mi sentii veramente un verme, devo dire la verità. Questo dissi: ma santità, ma non dica così. Io avevo davanti a me, perché ogni cristiano fa un esame di coscienza, tutti i limiti, le inadeguatezze, i peccati anche, perché non dirlo? Perché gli uomini hanno peccati e io sono nella categoria, e sentire il Papa che si esprimeva in quei termini, ma è stato probabilmente solo dovuto alla simpatia e all'affetto che aveva nei miei confronti, di cui gli sono grato. Le faccio un'ultima domanda. Lei sempre nel libro afferma di diffidare di chi non si commuove, di chi non ha ancora visto le lacrime. Ma c'è una categoria di persone che non si commuove. Però negli anni sono arrivato anche a capire che forse chi non si commuove ha dei problemi con se stesso. Chi non sa piangere non è in pace con se stesso e con la vita. Per cui credo che in fondo sia un privilegio riuscire a piangere. Grazie, grazie davvero.